È ancora fumata nera a Palazzo Chigi sulle nuove regole da adottare per contrastare con urgenza e efficacia la nuova ondata di Covid, che ieri ha registrato la cifra record in Italia, ma solo in termini assoluti, va ricordato, di 10.010 contagi. Questo nonostante la riunione fiume, iniziata ieri e continuata nella notte tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capi delegazione dei partiti. In cima all'agenda la revisione del DPCM del 13 ottobre, che dopo soli 4 giorni è già inadatto a fronteggiare l'andamento della curva dei contagi. Entro lunedì dovrà dunque essere presentato un nuovo DPCM. L'obiettivo che si pone il governo e il suo problema più grande è individuare misure efficaci, ma che al contempo non comportino conseguenze drammatiche sull'economia del paese e sul morale dei cittadini. Una proposta caldeggiata da molti ministri è il coprifuoco alle 22, anticipando la chiusura di bar, locali e ristoranti. Ma la soluzione non convince il Premier, che teme una ripercussione troppo forte sotto il profilo economico. Altra ipotesi, quella di un lockdown parziale nei weekend e l'obbligo per la pubblica amministrazione di mettere in smart working fino al 70% dei suoi dipendenti per alleggerire al massimo il trasporto pubblico locale. Al vaglio anche ulteriori restrizioni sullo sport di contatto, come il calcetto e il basket, anche quando gestiti da società dilettantistiche, così come l'ALTE anche agli altri centri sportivi come piscine, palestre e circoli. Tutte ipotesi mirate a centrare l'obiettivo più importante, tenere aperte le scuole. Sull'importanza di questo punto, la ministra Lucia Azzolina commenta: "Io guardo i dati più che l'emotività e i dati dicono che le scuole sono i posti più sicuri di altri posti del paese. La Germania non chiude le scuole proprio per questo motivo."